Oggetto numero uno, risponde la Presidente Tesei, interroga il consigliere Mancini, che si deve loggare, scusi consigliere, protocollo generale d'intesa in materia sanitaria sottoscritto il 20 aprile 2022 dalla Regione Umbria e dall'Università degli Studi di Perugia. Prego, consigliere Mancini. Grazie Presidente, come lei ha brevemente riassunto, stiamo parlando dell'atto 1448 depositato agli atti del Consiglio Generale il 1 settembre 2022, giusto per fare una cronostoria di date rispetto al documento che stiamo discutendo. Quindi grazie Presidente, vista la deliberazione della Giunta regionale 364 del 20 aprile 2022 con la quale è stato preadottato il protocollo generale d'intesa tra Regione Umbria e Università Studi di Perugia in attuazione dell'articolo 1,1 del decreto legislativo 21 dicembre 99 517 e del DPCM 24 maggio 2001 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, ricordato che nella medesima data del 20 aprile 2022 è stato sottoscritto dalla Regione Umbria e dall'Università degli Studi di Perugia il sopracitato protocollo generale d'intesa con il quale sono stati declinati la costituzione, l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento delle istituende aziende ospedaliere universitarie di Perugia Terni. Vista la nota del 20 maggio 2022 dell'intersindacale medica Umbra sottoscritta dalle organizzazioni sindacali AAROI, ANAO ASSOMED, CIMO, FISMED, FVM, FASSID, CGL, CISD e UIL, con la quale tra l'altro si evidenzia che, aperte virgolette, da un'analisi approfondita del protocollo d'intesa e del memorandum emerge in molti punti una unilateralità di visione a favore dell'università, con notevoli discrepanze tra gli universitari e la dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie, non solo in termini di evoluzione di carriera e di prestigio, ma anche negli aspetti didattico-formativi e di ricerca. Infatti è previsto nella convenzione che gli universitari dedicano all'attività clinica sui pazienti il 60% del loro tempo di lavoro e il restante 40% alla didattica e ricerca, mentre la dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie, pur dovendo comunque provvedere all'attività formativa, tutoraggio e ricerca, non ha definita nel proprio monte orario contrattualmente previsto una distinzione di tale attività. L'aspetto più controverso è sicuramente legato al ruolo che il Rettore assume in tutti i tavoli in cui è presente una minima trattativa tra Regione e Servizio Sanitario Regionale. Il Rettore è protagonista della nomina dei direttori generali, il Rettore è protagonista nella stesura dell'atto aziendale e della sua approvazione, il Rettore è protagonista nella nomina dei responsabili di Dipartimento di Attività Integrata, il Rettore è protagonista nella nomina di direttori di struttura complessa, il Rettore è protagonista anche nell'istituzione dei dipartimenti ad attività assistenziale. Da quanto sopra espresso appare evidente l'eccessiva ingerenza che il Rettore potrebbe avere nella governance dell'azienda ospedaliera universitaria, cosa che non è parimenti valida per il Presidente della Giunta regionale, a discapito dei direttori generali. In aggiunta, il Rettore non risponde alle proprie scelte in quanto, a differenza di organi decisionali della Regione, non è eletto democraticamente da cittadini e non è quindi sottoposto alla verifica di suffragio universale. Viene così a mancare nel protocollo per i meccanismi dello stesso generati quella terzietà e imparzialità che la Costituzione impone alla pubblica amministrazione, essendo presenti purtroppo molto intrecciati tra loro aspetti di interesse pubblico e quelli di interesse individuale. Inoltre il Rettore non sempre è esperto in materia di programmazione sanitaria e potrebbe non avere conoscenze cliniche adeguate a valutare e giudicare professionisti esperti in materia sanitaria che, ricoprendo al loro interno specialità diverse, sorge forte il dubbio che potrebbe non essere perseguibile un risultato di qualità eccellente come il protocollo afferma di voler realizzare. Continua l'atto, la descrizione, l'università avrebbe dovuto separare almeno a livello politico da quello più squisitamente tecnico, osservando a quello politico il Rettore i rapporti con la Regione e a livello tecnico quello con il Direttore Generale. La Regione in questo accordo rischia di perdere molta di quella sovranità che la popolazione umbra nel suo complesso le ha conferito
con procedure democratiche, mentre mantiene la totalità delle coperture di eventuali disavanzi di bilancio, dovendo però dividere eventuali utili con l'università. Tutto ci è premesso e considerato. Per sapere se sia fondato quanto evidenziato dall'intersindacale medica Umbra della nota del 20 maggio 2022 in merito al protocollo generale di intesa sottoscritto in data 20 aprile 2022 della Regione Umbria e dell'Università degli Studi di Perugia, come sopra ho testualmente e pari pari riportato. Grazie. Prego Presidente Tesei. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Vorrei precisare fin da subito che l'obiettivo di una nuova convenzione Regione-Università per il cambiamento della gestione dei due ospedali regionali di Perugia e Terni era atteso da 10 anni ed è stato uno dei miei primi obiettivi di mandato e sono orgogliosa di averlo conseguito già ad aprile del 22. Non a caso, uno dei miei primi atti fu firmare il preliminare della convenzione, il cosiddetto memorandum sulla salute, con il rettore Oliviero, pochi mesi dopo il mio insediamento. Integrare i rapporti tra Regione e Università per una migliore gestione delle aziende ospedaliere di Perugia e di Terni, che sono i due ospedali maggiori della Regione, è fondamentale per i cittadini. In Umbria abbiamo infatti due potenziali eccellenze che nel tempo purtroppo si sono appannate a causa di lotte intestine, duplicazioni di funzioni, liste d'attesa male gestite, gestione finanziaria scarsamente oculata, poca attrattività verso i grandi professionisti e quindi verso i cittadini umbri e delle altre regioni. Se è vero che occorre riavvicinare la sanità al cittadino, con la sanità territoriale, cosa assolutamente imprescindibile, è però altrettanto imprescindibile avere due grandi ospedali che funzionano al meglio. La necessaria riforma dei due ospedali di Perugia e Terni è possibile solo tramite la convenzione con l'università, perché solo tramite di essa è possibile la costituzione delle due nuove aziende ospedaliere di Perugia e Terni, che comporta l'azzeramento del precedente assetto e l'occasione storica di efficientare proprio la gestione, eliminando sprechi e disservizi per il cittadino e senza rendite di posizioni acquisite. La Regione non perde alcunché della propria sovranità in materia di sanità regionale con questa convenzione. La programmazione della sanità si fa congiuntamente tramite apposito organo solo per quanto riguarda didattica, ricerca e servizi essenziali. E lo abbiamo dimostrato sia presentando il piano socio-sanitario regionale, su cui l'Università ha espresso parere, sia deliberando un complessivo piano di efficientamento e rilancio della sanità regionale. La Regione continuerà ad avere la gestione economico-finanziaria delle aziende, presidiando il Fondo Sanitario Regionale come d'obbligo. E la convenzione non costerà alla Regione un euro in più rispetto a ieri. Per quanto concerne il lungo passaggio che l'interrogazione si riserva ad un'altra istituzione di questa Regione, il rettore appunto dell'Università, non ho dubbi di incostituzionalità della convenzione e a testimonianza ricordo anche che su di essa non è stato fatto alcun ricorso a norma di legge, né per quanto possa io esprimere un giudizio di questo genere, ho timori circa la supposta perdita di potere della Presidente della Regione, che resta saldissima nelle sue funzioni di guida democraticamente eletta dalla comunità umbra. Grazie. Presidente, grazie. Ma l'intervento della mia interrogazione era ben chiaro, cioè nessuno dice che la convenzione è sbagliata. Nessuno dice che non andava fatta. Io ho riportato quello che alla Presidente Pace è arrivata come Presidente della Commissione. Ne abbiamo parlato ovviamente Presidente nella Commissione, perché questo non l'ho scritta io, l'hanno scritta le sighe sindacali che ho testé citato, tra l'altro riportando integralmente quello che loro hanno scritto.
E ovviamente questa lettera, che appunto è datata 20 maggio 2022, è indicata a lei, all'assessore Coletto, al presidente Squarta e ai presidenti dei gruppi consiliari, compreso ovviamente il mio, e ovviamente ai direttori. Quindi, tra l'altro, bisogna anche puntualizzare un aspetto, presidente. Noi, nell'arco che deve anche secondo me sapere, nella audizione che si è svolta qualche mese fa, il direttore generale Massimo D'Angelo ha specificato che questa convenzione è preadottata, quindi non so se è vigente o meno, perché lui testualmente ha detto davanti alla Commissione che quella convenzione era preadottata, quindi non efficace. Tra l'altro io mi permetto, Presidente, di fare solo una nota politica, perché io ho detto, che l'ho ribadito anche all'assessore Coletto, ora mi dispiace che non è presente, l'ultima seduta di Commissione Sanità, io ho detto, un documento così importante su cui noi ovviamente, come in passato lei ha ricordato, Presidente, non si è mai arrivato a un accordo, politicamente è un fatto strano che non abbia avuto una condivisione nella Commissione Sanità. Tra l'altro è evidente che questa convenzione in qualche maniera avrà ricadute sul piano sanitario, anche perché è evidente la collaborazione che questo determina, per esempio, con l'ospedale di Pantalle, che è un ospedale dell'ASD 1, in seno, giustamente, come più volte anche sentito dai territori, all'azienda ospedaliera di Perugia. La stessa cosa per l'ospedale di Narni, che entra a far parte della struttura dell'azienda ospedaliera di Terni. Quindi è un atto significativo di compenetrazione fra ASD e le nostre università. Quindi io ho ritenuto anche politicamente evidenziare questa questione, perché secondo me, dal punto di vista politico, al di là di quanto testualmente, ripeto, io mi sono limitato a leggere, quello che hanno riportato il comparto sanitario, cioè si va a fare una specie di esclusione politica del Consiglio regionale. E l'ho ribadito all'assessore Coletto. Queste due cose non sono, secondo me, non collegate al piano sanitario regionale, e quindi, secondo me, dovevano avere un percorso corretto. Io poi, per quello che mi riguarda, lei, Presidente, oltre Presidente della Regione, è anche un egregio avvocato, nella sua vita ha dimostrato in modo impeccabile la sua professione. Però la stessa delibera citata, la 364.2, dice di dare mandato al Servizio Legislativo Regionale di redigere, previa valutazione del rispetto della vigente normativa in materia, proposte di disegno di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del protocollo di intesa. E in pratica cosa vuol dire? Che l'articolo 24 del protocollo di intesa disciplina il trattamento economico del personale universitario docente e ricercatore. Probabilmente tale competenza mi risulta essere totalmente a carico dello Stato. Nello stesso tempo, al titolo quarto della convenzione c'è un aspetto che è stato evidenziato che dice che per quanto riguarda il reclutamento del personale, dice al punto 11, a decorre dalla costituzione dell'azienda ospedale universitaria, queste ultime devono acquisire il preventivo nulla osta dell'università della regione prima dell'avvio delle procedure di reclutamento di ciascuna unità di personale medico ospedaliero. Questo in qualche maniera penso che sia un'iniziativa totalmente in capo al direttore delle aziende che nomina la regione, e ovviamente che in un accordo di quadro politico che spetta l'assessore. Al punto 10, Presidente, in caso di, lo riporta testualmente, tempo, in caso di risultati negativi della gestione dell'azienda ospedaliera universitaria, fermo restando la verifica e la valutazione di responsabilità del direttore generale, senza di, e così via, dice che in pratica gli utili si dividono, le perdite mi pare di leggere, no. Quindi io quello che chiederei, siccome, e chiudo, il direttore generale Massimo D'Angelo ha detto che questa convenzione è preadottata, io magari esperienziamo un passaggio politico per condividere non solo politicamente con Valerio Mancini, ma con il Consiglio regionale e la Commissione, non di meno di tutto il mondo sindacale, che, come leggo nella lettera, Presidente, è stato completamente escluso. Grazie. L'oggetto numero 5, atto 1467, per l'assessore Coletto. A questa risponde l'assessore Agabiti.
della lettura. Perfetto. Quindi diamo la parola al consigliere Meloni. Prego. Grazie Presidente. Ma allora, questo è un tema che è stato affrontato in questi giorni passati anche dal Consiglio Comunale di Perugia, rispetto ovviamente al Centro Antiviolenza Katia Luriana Bellini, perché purtroppo, pur sapendo in questi anche ultimi anni l'importanza che rivestono i centri antiviolenza e appunto i CAV nelle reti territoriali dove le donne vittime di violenza possono trovare accoglienza e nei casi più a rischio anche ospitalità, purtroppo però diciamo che in questi diciamo ultimi periodi sono stati anziché diciamo supportati anche economicamente e anche dal punto di vista anche della vicinanza proprio per il lavoro grande che svolgono anche il mondo delle associazioni, in realtà sembra che insomma si vada verso un depotenziamento generale. Questo centro antiviolenza, come sappiamo, esiste da circa 20 anni e fa un lavoro di grande importanza per il tessuto nostro umbro rispetto alle donne vittime di violenza e alle loro famiglie. Ricordo anche che in tutto questo periodo si sono rivolte al CAV 2137 donne e che ad oggi sono state ospitate 180 donne e 195 minori. Ora, già da agosto era stato del tutto sospeso il servizio di pronta emergenza, dedicato soprattutto e pensato per rispondere all'immediato a quelle situazioni di allarme di cui insomma si sono fatte carico nel corso degli anni anche le operatrici che ormai sono formate e che conoscono bene purtroppo questo tipo di problematiche e questo tipo di disagio. Ovviamente le problematiche legate all'erogazione dei fondi da parte delle istituzioni per i centri antiviolenza stanno ovviamente mettendo a rischio soprattutto la continuità e poi a seguire anche la sopravvivenza dei centri. Ora, in questo momento la situazione è molto grave e purtroppo a farne le spese non sono soltanto diciamo, le donne, le famiglie e i minori, ma diciamo che sono anche gli operatori e le operatrici che sostanzialmente subiscono di più il disagio di questo momento. Il lavoro che viene fatto lo conosciamo tutti, soprattutto in un momento in cui diciamo la violenza domestica è aumentata, soprattutto in seguito alla pandemia e ai disagi che sono stati costretti a vivere le donne in famiglia e anche nelle famiglie già disagiate, ma che nel momento della chiusura totale hanno trovato purtroppo maggiore sfogo. Allora sappiamo che c'è un regolamento ormai diciamo, sottoscritto e firmato dalla Regione e dal Comune, che però sembra mettere maggiormente a rischio la sopravvivenza dei centri, tanto che già all'inizio del 2022 soltanto due centri in tutta l'Umbria avevano ricevuto una formale autorizzazione per la continuazione della gestione dei servizi. Ora sappiamo che questo è un tema che spesso anche a livello di comuni e di enti locali abbiamo attenzionato perché le risorse devono essere strutturali, le risorse devono essere tutti gli anni erogate e finanziate, poi per far sì che anche la gestione che i comuni hanno con i CAV di pertinenza possano essere portate avanti, perché ci deve essere una continuità nell'erogazione di queste risorse affinché i comuni insieme alle associazioni possano portare avanti diciamo un lavoro di programmazione e quindi non solo da qui diciamo ai prossimi sei mesi ma da qui ai prossimi tre anni. Questo è un tema che le assessore alle pari opportunità hanno negli anni, proprio quelli dei comuni, più volte anche sottolineato e sottoposto ai livelli più alti. È chiaro che questo è un tema che va risolto anche a livello nazionale, perché poi vedremo adesso la ministra, quando prenderà possesso del tema, quello che riuscirà a fare su un tema che sta diventando sempre di più un'emergenza urgenza. Ma diciamo nel caso specifico dell'Umbria, il comune, rispetto all'interrogazione fatta diciamo dal gruppo consiliare, si era preso un impegno per un cofinanziamento, ma ovviamente riguarda quella una parte residuale. Quindi quello che chiediamo oggi è innanzitutto quello che in questo momento la Regione dell'Umbria sta portando avanti anche nel rispetto della convenzione tra Regione
e comune e anche rispetto insomma a quello che è stato il percorso di questi anni verso i CAV da parte della Regione. E poi chiediamo ovviamente soprattutto una certezza di tempi o comunque un cronoprogramma affinché non vada né disperso tutto il lavoro fatto fino ad oggi e soprattutto vadano tutelate le donne, che sono sempre di più purtroppo quelle che si rivolgono ai CAV, ma che vadano tutelate anche le associazioni che in tutti questi anni hanno fatto un lavoro straordinario, spesso si sono sostituite anche alle istituzioni e che stanno continuando a lavorare malgrado anche alcune, molte operatrici non percepiscano più oggi nemmeno lo stipendio. Quindi si sta reggendo il tutto anche su una grande buona volontà del mondo delle associazioni. Grazie. Assessore Agabiti, per conto dell'assessore Coletta. Rispondo. Allora, grazie, buongiorno. La Regione Umbria non ha e non ha mai avuto intenzione di chiudere alcun servizio. Ha assegnato con il programma regionale 22, già dal mese di marzo, 284.000 euro al Comune di Perugia per la gestione dei servizi antiviolenza. Ha liquidato interamente al Comune di Perugia, dopo la rendicontazione delle spese effettuate, le risorse assegnate per l'anno 21, pari a 288.000. Naturalmente tutte le risorse assegnate negli anni con il programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Ha promosso, finanziato e consolidato dal 2014 il sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere, attualmente composto da 10 centri antiviolenza, un centro antiviolenza promosso autonomamente dal Centro regionale per le pari opportunità, 6 case rifugio. Il sistema regionale si basa per la gestione dei servizi sulla centralità dei comuni capofila delle zone sociali, con cui la Regione sottoscrive degli accordi di collaborazione per la definizione delle attività e impegni reciproci, tra cui l'indicazione del contributo regionale annuale assegnato. L'erogazione delle risorse finanziarie previste dal programma regionale viene effettuata dopo la firma di specifico accordo di collaborazione tra Regione e Comune Capofila. In particolare, la Regione liquida annualmente al Comune Capofila Unione un acconto pari all'80% delle risorse annuali programmate. Il restante 20% è erogato a saldo dopo la rendicontazione delle spese. Per il finanziamento degli interventi previsti, il programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 22 mette a disposizione sia risorse statali che regionali per un totale di oltre 800.000 euro. L'impianto della programmazione delle risorse, le ipotesi di riparto delle risorse stesse, le politiche previste sono state condivise con i soggetti della rete regionale e delle reti territoriali antiviolenza, in modo particolare con i comuni capofila, i centri antiviolenza, le case rifugio, le associazioni, CPO che fa parte di diritto di tutte le reti. Il 12 agosto 2021 è entrato in vigore il regolamento regionale numero 5/2021, emanato poi in attuazione della legge regionale 14/2016, che stabilisce, in base all'intesa Stato-Regioni 2014, i requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio e i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi da parte dei comuni capofila. Il regolamento regionale è stato adottato solo a seguito di modifiche effettuate in base alle osservazioni e raccomandazioni risultanti dal parere del Consiglio delle Autonomie Locali, delibera del CAL numero 13 del 1 aprile 21 e del parere obbligatorio reso in data 9 luglio 21 dalla terza commissione consiliare. Rispetto al regolamento 5/2021, occorre far presente che lo stesso potrebbe essere oggetto di rivisitazione alla luce dell'intesa sancita in data 14 settembre 22 tra il Governo, le Regioni e gli enti locali. La modifica dell'intesa 146 del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi di centri antiviolenza e delle case rifugio, in base alla nuova intesa rispetto ai requisiti ivi previsti, costituirà condizione necessaria per l'accesso ai fondi statali. Per quanto riguarda le procedure autorizzative previste dal regolamento 521, si fa presente che alla data odierna l'Unione dei Comuni del Trasimeno e i Comuni capofila di zona sociale hanno rilasciato l'autorizzazione al funzionamento dei centri antiviolenza prevista dal citato regolamento, quindi Comuni di Terni, Narni, Orvieto, Spoleto, Foligno, Gubbio, Unione dei Comuni, Città della Pieve, Castello e Città di Castello e Perugia. Rispetto alla situazione dei servizi antiviolenza,
cui anche diciamo risposta all'interrogazione, si rileva che nel 2021 veniva a scadenza la convenzione tra il Comune di Perugia, di Terni e l'Associazione Liberamente Donna per la gestione dei rispettivi sistemi antiviolenza. In considerazione di tale situazione si è approvato e sottoscritto uno specifico accordo di collaborazione per il periodo 1 gennaio 31 ottobre 21 tra la Regione Comune di Terni e Perugia, relativo alla fase transitoria necessaria all'individuazione tramite procedura di evidenza pubblica del nuovo soggetto gestore. Il Comune di Terni ha effettuato la gara e con determina dirigenziale del 23/8/22 ha autorizzato il funzionamento del servizio sistema integrato dei servizi per il contrasto alle violenze di genere gestito dall'Associazione San Martino. Il Comune di Perugia, da notizie acquisite, sta predisponendo una procedura di evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto. Per quanto concerne le risorse finanziarie assegnate al Comune di Perugia in qualità di capofila della zona sociale 2, il programma regionale prevede Programma regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere del 22, approvato con delibera della Giunta regionale, deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 22, mette a disposizione 284.000 euro, 246.986 per il funzionamento di centri antiviolenza e case rifugio, 22.361 progetti di rafforzamento dell'autonomia delle donne vittime di violenza, 14.735 per progetti di prevenzione e contrasto agli stereotipi di genere rivolti alla scuola primaria. Le risorse finanziarie sopradette, accertate e impegnate con determinazione dirigenziale, saranno liquidate previa sottoscrizione con il Comune di Perugia di apposito accordo di collaborazione per la gestione del sistema territoriale dei servizi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Seguito appunto della sottoscrizione dell'accordo, la Regione potrà procedere alla liquidazione dell'80% delle risorse assegnate, il restante 20% sarà liquidato a rendicontazione. La Regione considera essenziali i servizi a tutela di donne e minori vittime di violenza e destina ogni anno specifiche risorse ai comuni che in forma singola o associata ne assicurano la gestione mediante convenzioni con associazioni ed organizzazioni di donne. Quest'anno, come negli anni passati, la Regione ha programmato, finanziato tramite il Programma regionale di prevenzione regionale e contrasto alla violenza di genere le proprie politiche di prevenzione e contrasto. Il consolidamento, lo sviluppo del sistema dei servizi per quello che riguarda la messa in sicurezza, la presa in carico, la definizione di progetti personalizzati di fuoriuscita della violenza, la costituzione, il consolidamento nel territorio regionale di una rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne, quale forma integrata di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza. In virtù di ciò si ribadisce dunque la piena disponibilità a continuare a sostenere e finanziare nel rispetto delle regole i servizi antiviolenza del Comune di Perugia e non solo per il 22, ma compatibilmente con le risorse statali e regionali disponibili per tutti gli anni che verranno. Prego, consigliere. Io ringrazio l'assessore Agapiti che ha risposto al posto insomma dell'assessore competente e diciamo che io ho capito, nel senso che è stata ripercorsa tutta la storia, la cronostoria dei centri antiviolenza e sicuramente l'impegno a voler continuare a sostenerli, anche perché sono i dati, sono i numeri e sono le esigenze delle persone che poi alla fine contano di più. Il punto è che però fino ad oggi, almeno a luglio, erano soltanto due i centri in tutta l'Umbria che avevano comunque ricevuto un'autorizzazione formale per poter continuare a gestire i servizi e che ad oggi, malgrado quanto asserisce l'assessore, ci sono tante operatrici che purtroppo non stanno percependo neanche lo stipendio, ma che comunque sempre per buona volontà e sempre per, come dire, coscienza personale continuano a mantenere l'erogazione dei servizi. Quindi noi attenzioneremo e continueremo a verificare anche se gli impegni presi sia dal Comune che dalla Giunta regionale verranno portati avanti, perché diciamo non è un tema su cui possiamo né tergiversare e né aspettare, perché c'è di mezzo la vita delle persone, la sofferenza delle persone, è un tema che sta diventando sempre più dilagante, che avrebbe bisogno sempre di maggiori risorse. Quindi io mi auguro anche che l'assessore si farà portavoce anche con la nuova ministra affinché poi ci sia questa modalità anche di risorse strutturali che poi arrivano a cascata agli enti locali che poi possono gestire anche i CAV nei vari territori. Grazie.